I cornuti di Gurzil, gli ultimi getuli rimasti. Siete una razza in via di estinzione, cari getuli, molto più di questo elefante. Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellaz Game, siamo qui oggi con un altro episodio di Total War Rome 2, Hannibal Apportas con Cartagine. Dunque, qua la situazione con i getoli è abbastanza sicura, infatti ho più paura di questo elefante che di loro effettivamente, perché non possono più attaccarci e penso che fra qualche turno scompariranno nel nulla perché ormai sono un po' di turni che non hanno più nessuna città. Qua la situazione è abbastanza buona, questo ha fatto tutti i punti in movimento. Sì, lo portiamo qua. Perché dunque adesso la situazione qui è buona. Inizierei a lavorare sulla Mauritania perché è agli estremi del nostro impero. Se riusciamo ad avere l'ordine pubblico buono, praticamente qua non ci attaccherà più nessuno se non forse in futuro i Lusitani, ma penso che sarò io prima ad attaccare la Tour d'Etania. Quindi questo è il primo punto. Dopodiché metteremo a posto l'Africa e la Numidia. La Numidia adesso è un casino, ragazzi, guardate. Questa non è una città numidica. Guardate qua, tranne Yol, che è nostro, tutto il resto sono strutture che neanche possiamo accettare. Qua sono romane e qua invece sono dei nomadi del deserto, dei massili. Ok, invece tornando alle cose più pratiche. Allora, nel prossimo turno, sempre qui in Numidia, avremo al 100% una rivolta, perché vedete 97 meno 7. Quindi non possiamo farci niente. Io pensavo di fare una cosa del genere invece. Andare sulle nostre province. Allora, qua ci sono le tasse, non possiamo toglierle. Anche se le togliamo, la rivolta c'è, quindi non cambia niente. Poi ci sono problemi dell'ordine pubblico dovuti anche agli agenti romani, quindi non possiamo farci niente. Qui ci sono problemi di ordine pubblico, potremmo togliere le tasse, ma per adesso siamo ancora messi bene, non è il caso. Qua va tutto bene, quindi le tasse le teniamo, più 28. Cioè ogni turno qua c'è più 28, quindi se si potessero cambiare le tasse come nei vecchi giochi, non in generale per la fazione, ma solo per ogni città, qua le metteremo al massimo. Qui invece le tasse non ci sono, dunque in questo turno è più 2, no più 1. 15 più 2, 15 più 1, non lo sanno neanche loro. Però direi che per un turno possono scendere anche a meno, non si aggiorna neanche. Questo qua sarà quello giusto, a meno 3, così facciamo qualche soldino in più. Ma in realtà neanche tanto. Ah, perché è Gades, no Gades possiamo lasciarlo lì così tanto. Pensavo fossimo già qua. In Mauritania invece da meno 1 passerebbe a meno 4. Per un turno possiamo permettercelo visto che ci darebbe tantissimi soldi. E niente, qua va tutto bene, anche qua più 4, quindi a posto così. Invece lavorerei un attimo sulla diplomazia, dobbiamo arrivare a essere a molto amici degli arrivaci. Io avrei voluto conquistare questo territorio, ma a questo punto in Spagna direi che non facciamo più niente se non contro i Lusitani. E poi andiamo direttamente in Sicilia e in Corsica e in Magna Grecia e farei un percorso del genere. Quindi con loro cercherei di Greetings, fare friend. più accordi I've called for possibile. good ale to ease your throat and, Se facciamo bribe così è women to ease bassa. other parts. Allora niente, lo facciamo normale perché avere accordi per lungo periodo avvicina la possibilità di avere un'alleanza. Quindi io farei questo. No, niente, hanno rifiutato. Quindi a posto così. Prima di passare turno abbiamo ancora la possibilità di muovere degli eserciti, questi due, perché la flotta non si può più muovere. Quindi direi, prima di aspettare che questi scendano, che poi è un casino, cerchiamo di attaccare quelli e Ready for battle. fare questa cosa. Allora, tu ti puoi avvicinare tipo così e con lui poi attacchiamo. Non dovrebbero essere in grado di scappare perché sono completamente circondati. In Valhamon's name. Ed è andata proprio bene, ragazzi. Questa la combattiamo sul campo perché se la giochiamo bene riusciamo a farli fuori tutti. Ok, le condizioni meteorologiche mi sembrano a posto, quindi iniziamo lo schieramento.
Allora, si vede bene, mi sembra tutto un po'. Sì, dai, si vede bene. Forse potrei abbassare un po' i dettagli dell'erba, che non è che mi interessa molto. Dunque, i nostri amici arriveranno da qua. Io penso che mettiamo insieme l'esercito e poi iniziamo a combattere. Quindi li piazzo qui e iniziamo la battaglia. Ecco, stanno arrivando. Andate lì senza correre, tranquilli. Velocizziamo il tempo al massimo. I nostri rinforzi sono arrivati! Mi riorganizzerei dietro questa foresta e poi li possiamo attaccare. Loro saranno tutti qua circa. Infatti si stanno già sistemando perché ovviamente il grosso del nostro esercito è questo qui. Saranno arrivati tutti, immagino. Allora, facciamo una cosa. Play, normale. Organizziamo un po' le truppe. Facciamo questo, questo, questo. Questo, 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 questo e questo. Gruppo 1, poi questo, 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 c'è anche un picchiere. No, sto sbagliando tutto. Facciamo che li organizziamo in questo modo. Generali dietro. La cavalleria dietro i generali. E questo qua. Da qui a qui sono tutti fanti, gruppo 2. Perfetto, allora facciamo gruppo di fanteria qui, gruppo 1 poco dietro, quello che rimane sono questi, allora farei 1 e 2 di qui e voi 3 invece di qua. Dobbiamo anche capire dove si sono nascosti perché adesso si sono scappati da qualche parte. Facciamo avanzare un po' questi, un po' di più e anche loro. Aumentiamo ancora la velocità. Però non correte, ragazzi, eh. Nessuno deve correre, che non vi voglio stanchi. Eccoli lì che arrivano. Piazziamo qua la cavalleria, che magari si distraggono perché hanno paura. Questi due qui così, senza correre. Perché il grosso del nostro esercito non lo vedono. Quindi pensano che siamo tutti qui. Allora avanziamo un attimino ancora con loro. Play. Va bene. Facciamo ancora qua. Stiamo dietro quel boschetto. Direi che possiamo avanzare perché sono completamente fuori posizione, ragazzi. Quindi avanziamo così. Voi fate così, subito dietro. Prepariamoci con questa cavalleria a stringere la morsa in questo modo. Cavalleria, cavalleria, soci. Ok, stiamo un pochino più vicini perché sennò dall'alto non capisco niente. Ok, va bene, stiamo qua. Che semplicemente li mette in soggezione quello lì, gli fanno una paura fottuta. Avanziamo. Abbiamo scovato le unità nemiche nascoste. Piazziamoci qui così. Ok, hanno iniziato a muoversi. Soci straordinari. Piazziamoci qui così. Ok, bisogna iniziare a dare gli ordini di battaglia. Tu attacca lui, attacca lui, attacca lui, attacca. Attacca lui, attacca lui, attacca lui, attacca lui e attacca lui ancora. Tu attacca lui. Tu fai un charge su di loro. Voi caricate tutti e tre quelli lì, dovreste farcela. Carica. Carica. Questi stanno sparando, vero? Il nostro generale è sotto attacco. Ce n'è uno che non attacca, che è lui. Diciamogli di attaccare questi. Qua come va il generale? Penso stia vincendo. 3 contro 1. Ok, allora spostiamo questi qui così.
Anche voi venite qua, che facciamo tiri sul lato. Tu non capisco perché non stai attaccando. Vai, charge. I nostri uomini vacillano. Quale? Chi vacilla? Allora, questi qua li possiamo far avanzare e poi attaccheranno qui. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Va bene lo stesso, tanto è solo uno. Piazzatevi qua. Dai, Elephants, vai a dare una mano a questi. Perché non fai charge? Tu attacca loro. Però fai melee. Carica. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Qua avete finito? 18. Dategli il colpo di grazia. Ok, bene. Caricate dietro. Una delle nostre loro unità ha usato tutte le munizioni. Tu attacca loro. Queste qui, venite avanti. E questi qua sono un po' di più, Allora, il nostro generale usa il secondo fiato su di loro. Ce n'è un altro di generale. Raduna. Perfetto. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Usiamo questi qua. Qua stiamo vincendo, molto bene. Non mi lì, attacca normalmente loro. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Dai, caricate quelli. Caricate queste da dietro. Caricate loro da dietro. Caricate loro. No, avete finito le munizioni, ok. Tu ne hai ancora, attacca loro. Chi sono quelli che hanno ancora le munizioni? Questi. Attaccate questi qua, che sono quelli più pericolosi. Tu attacca questi. Sono quei rari lì che mi fanno una paura fottuta. Portiamo via gli elefanti. Il nostro generale è morto. Ma che cacchio, quale? Asdrubale? O Malakbar? Spero Asdrubale. Malakbar è molto più forte. Dai, facciamo fuori il generale nemico. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Cavolo, sono impazziti questi. Attaccate loro da dietro. Attaccate loro da dietro. No, attacca questi qua che sei in una posizione di vantaggio. Fai il giro così e poi attacca da dietro. Questi qui, qua così. Questi qua stanno tornando, maledetti. Attaccate queste leve. I nostri elefanti sono ancora impazziti? Dai, tornate in voi, elefanti. Ok, perfetto. Qua c'è ancora qualche nemico. Facciamo fuori questi oppliti etruschi. Sa che il nemico ha veramente poche unità. Facciamo. Continua la battaglia e li inseguo con la cavalleria. Facciamo che tu insegui questi. Tu questi. Per cercare di eliminarli tutti. Ci vediamo sul campo strategico, speriamo di farli fuori tanti e che sono vicini al bordo. Your next command, my lord. Is that all, my lord? Ok, la battaglia è stata un successo, però purtroppo è morto Malakbar, peccato perché era proprio forte. Annibale Barca è salito di livello. Dobbiamo spendere per avere un nuovo generale, tutte altre dinastie, e per forza Malakbar era il loro capo. Allora, ordine pubblico.
Morale delle unità del comandante e ricchezza derivata dall'agricoltura meno i costi di costruzione dell'edificio delle attività agricole nella provincia. Non lo so. Non lo so, ma io farei questo qui. Ordine pubblico e ci pigliamo dei cavalieri Ready normali. for battle. At your Ok, command. questi sono praticamente estinti. Hanno queste 98 leve, sono scappate, ma per il resto siamo a posto Ready così. for Allora battle. rimandiamo lui Don't dentro i care how Poregius. tired you are. I live to Anche serve. lui marcia forzata dentro Onward, Cartagine invece. Gaetor. E possiamo migliorare a Sdrubale. At your command. Io proverei a farlo con tanta astuzia. Quindi uno stratega. Perfetto, allora adesso cerchiamo di capire dove sarà la ribellione. Speriamo sia in una di queste tre città, perché se è qui è davvero un casino. La battaglia è andata abbastanza bene My lord. e sono. Peccato che è morto questo qua, però abbiamo davvero poca cavalleria, dovrò reclutarne un po' di più. Adesso, visto che Malakbar è morto, questi saranno anche molto più deboli. Vorrei lavorare un po' sulla politica, perché dobbiamo assolutamente riportare ad avere questo qui. Vorrei arrivare al massimo, insomma, chi se ne frega della guerra civile. Tanto siamo praticamente in guerra da sempre, quindi non è che cambierebbe molto la questione. Abbiamo fatto tutti i punti ovviamente possibili, tranne questi, che però rimangono fermi. Questo qua Questo qui ha una sposa che riduce l'ordine pubblico, quindi mi piacerebbe spostare lui magari qua così. Così abbiamo più tasse, se scende l'ordine pubblico non è un grosso problema. Però intanto finiamo il turno. Ok, finito il turno, c'è stata una rivolta a Yol, questa è la cosa peggiore che ci potesse capitare, ragazzi. Poi, tentativo di assassinio fallito, per fortuna. Cos'è successo? Non è riuscito, ok. Però tu non sei rallentato, vero? No, puoi fare tutto. Loro sono scappati. Allora, togliamo questi da qua. Questi sono andati qui, in marcia forzata. Ready for Quindi orders. potremmo entrare in città, farli fuori, purtroppo non si riesce perché sono al di là del fiume, hanno guardato da qualche parte. Hanno guardato qui così. Quindi non riusciamo ad arrivare da loro in tempo. Setting forth in the name of Annibale, ce la my lord. faresti? No, neanche Annibale. Quindi probabilmente staranno tornando lì. Prima cosa facciamo fuori questi. Tu invece dove puoi To arrivare? serve. Qua così, qua così. Dobbiamo decidere se scendere a Yol o meno. Perché questo è il prossimo turno. Penso sia molto debole perché c'è la folla, di solito non c'è la folla. Io porterei questo esercito qua, ragazzi. Facciamo sconfinamento nei Mauri, chi se ne frega. Quanto tempo ci facciamo per arrivare a Yol? 5 turni in marcia forzata. Niente, facciamo così. Vediamo se troviamo l'esercito dei Getuli. Sconfinamento fa niente. Our path is blocked. E possiamo Advance. attaccarli? No, perché siamo in marcia forzata. Vediamo se facendo il giro largo. Sì, non cambierebbe molto. Vai avanti comunque un pochino. Perfetto, questi qua sono i Getuli, quindi. Sono praticamente morti. Cerchiamo di capire un po' cosa faranno loro. Poi, agente scoperto da qualche parte. E tentativo di sabotaggio militare di questa qua. Allora, dobbiamo di sicuro far fuori un po' di agenti. Perché ce ne sono troppi romani. Adesso noi vediamo se togliere o meno le tasse da qua. Meno 4 possiamo resistere ancora. Ci ha dichiarato guerra qualcuno? No, non mi pare. Tu non ci hai dichiarato guerra. Welcome.
I throw open the doors to you and bid you enjoy our talks. Non ci vuoi dare un omaggio, vero? Ok. Teniamoci questi soldini da parte. Cerchiamo di capire un attimo cosa fare. Io penso che ci toccherà fare... Questi qua sono tornati indietro, che era l'esercito che c'era qua. Almeno loro non vanno a Yol. Io direi che è il caso di attaccare questi. Ci sarà un'altra battaglia navale, non ho intenzione di farvela vedere, ragazzi, quindi la combatto e la taglio tutta, perché sarà identica alle altre tre battaglie navali che ho già fatto. Quindi iniziamo a fare questa e ci vediamo alla risoluzione della battaglia. Facciamo un salvataggio rapido. E anche questa flotta romana è finita, vi ho fatto vedere giusto due spezzoni della battaglia. È stata più difficile del solito perché inizio a avere davvero poche unità. E vabbè, liberiamo ancora i prigionieri romani, in modo che le altre nazioni non ci odino troppo. Allora, il problema Roma è quasi del tutto archiviato, ragazzi, non ci posso credere. Eravamo partiti con questa nuova, diciamo, ripresa della serie con... 5 eserciti e una flotta romana. Adesso ce n'è solo una. Allora tu così. Sono acqua ostile questi, quindi comunque non ti riprendi. Allora tanto vale che ti metto in marcia forzata qua dentro, così riprendi poco, anche se sei in marcia forzata qualcosa. Questi vediamo se scappano o meno. Comunque abbiamo almeno due turni prima di poterli attaccare di nuovo. Perfetto. Allora, abbiamo un po' di soldi da parte, quindi potremmo iniziare o a migliorare un attimo gli eserciti o a migliorare le strutture. Dunque, come eserciti non siamo messi malissimo, perché ora i romani sono messi a posto. La minaccia più grande è qua a Yol. Questa proprio non ci voleva, ragazzi, è un casino. È un casino proprio. Siete stati sfortunati, perché poteva capitare ovunque, è capitato proprio lì. Questi qua dovrebbero morire. Allora, inizierei a lavorare su Gades, perché almeno la sistemiamo del tutto. Convertiamo sto robo in qualcosa che modifica l'ordine pubblico più in alto, magari senza consumare cibo. No, il cibo lo consumo comunque. Ricchezza, potremmo fare questo che velocizza la velocità di ricerca anche. O questo. Pressione fiscale, ricchezza derivata da tutte le risorse. È solo che qua risorse non è che ce ne siano molte, Quindi potremmo fare questa. Ricchezza dalla cultura. E edito panettrici, censem. Non lo so. Attività produttive. Cioè attività agricole. Ecco qua. Questo qui possiamo fare. Perfetto. Quindi lì è a posto. Abbiamo altri 600. Non penso che si possa costruire niente con 600. Questo costa 1000. Possiamo migliorare questo. Ma questo è un campo di esercitazione. In realtà qui in Mauritania volevo anche togliere tutte le strutture militari, perché dovrebbe essere la nostra regione più sicura, quindi non mi interessava più di tanto fare troppe strutture in questo senso. Però con 600 non possiamo fare nient'altro, quindi è meglio neanche iniziare. Allora facciamo fuori questi. Questa non la combattiamo, ragazzi. Facciamo offensiva. Ok, questi qua facciamo libera i prigionieri, perché ho bisogno di non peggiorare troppo le relazioni con la Gramazia. E uccidiamoli del tutti adesso. 99, facciamo equilibrata, così magari non perdiamo quella cavalleria. Dai.
Sì, non l'abbiamo persa bene. Hanno combattuto gli elefanti prevalentemente. Perfetto. Allora, adesso con questo possiamo spostarci in giro. E anche con lui. Con questo no? Sì, con lui sì. Io li sposterei in questo modo. Tu... Dove cavolo sei? L'esercito? Ok, te... In marcia forzata ce la fai arrivare a Hyporegius? Quasi. Allora, spostati qua. Facciamo questo scambio, perché qua c'è comunque la flotta. Mi sento sicuro. Tu vai in marcia forzata dentro Cartagine. Perché ti volevo portare qua così. O se no potremmo metterci in marcia forzata qua. No, vai dentro Cartagine. Perfetto. Poi, questi qua. Non andrei sotto, ma inizierei a spostarmi qui. Perché dobbiamo intercettarli in qualche modo. La cosa buona è che almeno questo qua salirà come numerino. E questi potremmo farli scendere di qua o iniziamo a spostarci ancora verso di loro. È che ci sono sti campioni del cavolo. Vediamo se possiamo fare una specie di trattato di pace. Do not try my patience. No, basta. Questi qua vogliono combattere, quindi non c'è niente che possiamo fare. Vediamo se adesso i relaci vogliono fare un transito militare. Fatto bene. E poi... Sì, va bene. Continua a parlare, incredibile. Trattati con gli arrivaci, niente, dobbiamo aspettare che questo numerino continui a salire. Perché la prossima cosa che dobbiamo fare è un'alleanza difensiva, come vedete, è bassa. Vediamo se adesso che abbiamo accordi con gli arrivaci un po' più alti, magari. Greetings, my friend. Questo qua. You have my ear for your speech. Transito militare, and no. If it profits my people... Patto di non aggressione, no. Niente, Massili. Sapete cosa sarebbe bello? Se Roma chiedesse a Massilia o Siracusa di dichiararci guerra. Questi qua non ci vogliono davvero dichiarare guerra, quindi praticamente gli chiediamo la pace il turno dopo con un macello di soldi. Perfetto. Ok ragazzi, direi che possiamo interrompere questo video qua. Ci sono state un po' di battaglie, anche abbastanza importanti direi. Abbiamo fatto fuori praticamente due eserciti romani interi. Questo qui, non vi ho fatto vedere la battaglia perché appunto era sempre la stessa, e questo è stato quasi completamente distrutto. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace o con un commento, e ci vediamo alla prossima ragazzi. GG a tutti!